l'avanzo della crema del tiramisù. Dice, chi te lo fa bene a Lisbona? Beh, che porta a casa. Non arrivate in anticipo agli appuntamenti, è una grossa perdita di tempo. Allora il tema è quello del chi te lo fa fare, cioè tutte le volte che qualcuno a cui magari facciamo una domanda, invece che rispondere alla domanda, se la nostra domanda è del tipo sto pensando di fare questa certa cosa, la risposta che arriva non è sto pensando di fare questa certa cosa, secondo voi è possibile? La risposta che arriva non è sì o no, ma è chi te lo fa fare, oppure non farlo. Questa cosa ha molto a che vedere con l'idea della partenza e l'idea di partire. Provo a spiegarmi. Quando sono partito, la maggior parte delle reazioni sono state qualcosa del tipo ah, ok, figo, hai deciso di partire, qualsiasi cosa tu decida siamo con te, purché tu sia sicuro di quello che fai. C'è stata una parte delle reazioni che erano di persone che vedevano in questa cosa un rischio troppo elevato. E quindi queste persone, magari volendomi anche bene, magari dicendomelo in modo onesto e con un onesto affetto, però a mio avviso sbagliando, mi dicevano no, stai facendo una cazzata perché tu alla fine qui in Italia un lavoro ce l'hai, per cui non hai bisogno di andare in Regno Unito, senza magari considerare altre cose che erano in ballo. E poi c'è un terzo gruppo di persone, che sono quelli che hanno detto ma chi te lo fa fa, stattene a casa tua. E queste tre tipologie di reazioni alla mia partenza sono le tre tipologie di reazioni a qualsiasi partenza che qualsiasi persona incontra. Ora, non mi soffermo sulle prime due reazioni perché è inutile, nel senso che sia nel caso di qualcuno che approva quello che stai facendo, sia nel caso di qualcuno che disapprova, parliamo di persone che comunque stanno dicendo la cosa con un certo affetto. Il punto è la terza categoria di persone, che sono in particolare quelle persone che non ti conoscono bene e che magari questa reazione ce l'hanno addirittura sui social, ce l'hanno quando magari scrivi in uno dei vari gruppi italiani a Lisbona, New York, Londra, qualsiasi cosa sia. In ognuno di questi gruppi tu trovi quello che quando tu dici sapete, mi hanno fatto una proposta di lavoro in questa azienda, mi offrono tot, è possibile vivere in quella città con tot? Questi, invece che darti una risposta seria, che sia anche vagamente motivata, la risposta che ti danno è «Stattene a casa tua», che non è una risposta, non è quello che voglio sapere. Intendiamoci, io non parlo di quelle persone che dicono no, non è conveniente, quindi se devi venire con quest'idea non è un buon piano. Parlo solo di quelli che praticamente l'unica cosa che fanno è semplificare con sattene a casa tua, lascia perde. Perché a quel punto stai sprecando tempo tu che dai la risposta e stai facendo sprecare tempo alla persona che vuole una risposta. Spesso chi sta dall'altra parte, e spesso la persona che ha deciso di partire, ha fatto delle valutazioni tali
per cui non necessariamente chiede a tutti quelli che conosce, magari semplicemente rende qualcuno partecipe, ma spesso non è neanche la richiesta di un parere. E soprattutto non è così stupido che pensa che va là e svolta, come si dice. Non è detto che si è così stupidi che uno pensa che va lì e necessariamente fa fortuna, però ci prova. Il punto è provarci. Il punto è che una persona che decide di lasciare il proprio paese, una persona che decide di prendere e andarsene, comunque sta provando a migliorare la sua condizione. Poi si può discutere del come, si può discutere del fatto che che lasciare il proprio paese senza un piano è inutile. Questa cosa l'ho già detta in altri video. E soprattutto si può discutere di quanta informazione hai rispetto alla situazione che stai andando a trovare. Va benissimo. Però attenzione, un conto è dare un parere e motivarlo, un conto è dire qualcosa che nella maggior parte dei casi è semplicemente un modo per confermare la nostra stupidità.